polizia e i vigili del fuoco chiedono al mattino di non usare l'apparecchio telefonico. Ti svegli. Dai. Saluti i tuoi cari. Raccogli il giornale. E nonostante sembri un giorno come un altro, non lo è. Per una ragione fuori dal comune. Siamo di fronte a un evento storico senza precedenti. La domanda siamo o no da soli nell'universo ha trovato risposta. È fighissimo. Quattro navette spaziali sono appena apparse sopra l'India, l'Inghilterra e la Germania. Non credo che abbiano viaggiato 90 miliardi di anni luce per venire qui a iniziare una guerra. Dobbiamo fermarli, ci uccideranno tutti quanti! Usano i nostri satelliti contro di noi. Abbiamo poco tempo. Dobbiamo lanciare una controffensiva, un massiccio attacco nucleare. Sul suolo americano. Se non colpiamo subito non resterà granché dell'America da difendere. Ci stanno sterminando. La partita ha inizio, accendiamo i fuochi. Nell'arco delle prossime 36 ore assisteremo alla distruzione della Terra. Mio incredibile! Se la vittoria sarà nostra, il 4 luglio non sarà più solo un giorno di festa per l'America, ma il giorno in cui il mondo intero ha detto con forza, chiaramente, non ce ne andremo in silenzio nella notte, non ce ne andremo senza combattere, noi continueremo a vivere, noi sopravviveremo! Oggi festeggiamo il giorno della nostra indipendenza! Questo è un vero incontro ravvicinato.